Fotografia. Fotografare vuol dire scrivere con la luce e quindi uscire dalle tenebre. Quindi la fotografia di per sé, considerata invece normalmente dall'opinione comune come un mezzo per ricordare fasti familiari, prime comunioni, diciamo, matrimoni, eccetera, la fotografia in sé contiene in sé un elemento drammatico, perché in qualche modo con l'immagine fotografica si possono, se non resuscitare i morti, comunque chiamarli nuovamente alla consapevolezza comune. Strano a dirsi, della fotografia gli scienziati sociali in generale, voglio dire con questo, diciamo se non altro le tre grandi scienze o i tre comparti in cui si esplicano, si sviluppano le scienze sociali, che sono poi psicologia, psicologia sociale, sociologia come scienza di base convergente e poi antropologia culturale negli Stati Uniti, chiamata invece antropologia sociale, in Inghilterra. Bene, bisogna dire, in generale poi la Francia racchiude tutte queste scienze, non parlando più di scienze sociali o individuali o antropologia, ma semplicemente science humaine, scienze umane. Solo gli antropologi hanno utilizzato in maniera sistematica la fotografia. E direi proprio gli antropologi classici, quelli che erano, mi duole doverlo ricordare, al soldo dell'amministrazione imperiale britannica, non so, Nuova Guinea. E sempre naturalmente con l'idea che si fotografavano e si documentavano i comportamenti di popoli detti primitivi, e cioè a puro titolo di documentazione. Ecco, io devo dire che ho cercato, ed è uno dei miei clamorosi fallimenti, vero, di introdurre l'uso della fotografia fra i sociologi. E i sociologi, forse sia pure inconsapevolmente, memori di questo precedente antropologico, di regola si può dire ancora oggi, che non abbiano dimestichezza o familiarità con la fotografia, magari hanno familiarità con i mezzi elettronici, con internet naturalmente, perché poi essendo per lo più un po' superficiali, siccome le informazioni di internet, Wikipedia, eccetera, non hanno la critica delle fonti, non voglio dire che si trovino a loro agio, e tuttavia sembra loro che questi siano, diciamo, strumenti accettabili. Personalmente, invece, mi sono reso conto che vagabondando, come è stato mio costume, io non so neppure se sia veramente, io più che un sociologo mi considererei un flâneur planetario, direi vittima e nello stesso tempo beneficiario del caso. Ecco, mi sono reso conto che non avrei mai potuto penetrare il significato della presenza umana in certe situazioni del mondo senza l'ausilio della fotografia, e non soltanto come ausilio, diciamo, alla memoria, non come ricordo, l'Atlante, così, non come fotografia turistica, ma fotografia in cui lo sguardo puntiglioso, crudele anche, del fotografo fa uscire il documento da se stesso e lo porta al livello della testimonianza, la fotografia come testimonianza. Oggi ci sono delle difficoltà che quando io fotografavo, io ho fotografato per 20 anni in tutto il mondo, da Valparaíso, Viña del Mare in Cile, Chicago, Washington naturalmente, questo neoclassico da catto che gli americani rubano qua e là nel mondo per darsi dei titoli di nobiltà che non avranno mai. E io devo dire che ovunque, insomma, in primo luogo, anzi, fino alle baracche, alle catapecchie, alle borgate, ai borghetti di Roma, io devo dire che ho trovato nella fotografia sempre questo momento particolare in cui
con l'occhio, lo sguardo del fotografo consente di cogliere nel frammento la misteriosa vibrazione, qualcosa di vibratile della totalità. Si risale dal frammento alla totalità. E si consacra in fondo ciò che sappiamo, l'analisi delle scienze sociali non può che essere frammentaria, parziale, rispetta anche il punto di vista del ricercatore, per cui ogni ricercatore è anche un ricercato nel momento in cui interroga gli altri, interroga se stesso. Ecco, la fotografia fa riscoprire anche questa essenza dell'esplorazione sociale, ma nel passaggio dal documento alla testimonianza noi abbiamo. Con la fotografia abbiamo veramente uno strumento prezioso da utilizzarsi evidentemente con molta attenzione, così come il bisturi nelle mani di un chirurgo che non sia un malfattore. Oggi è più difficile perché? Perché ci sono troppe fotografie. Di nuovo, ciò che è facile non vale niente, perché noi abbiamo con le macchine fotografiche elettroniche abbiamo eliminato ciò che per me era il dono della fotografia. Abbiamo eliminato per esempio il fotometro, non dobbiamo più considerare quando è che dobbiamo usare il teleobiettivo, il grandangolo oppure l'obiettivo normale, la qualità della luce, la rapidità. L'apertura quindi dell'obiettivo rispetto all'intensità della luce e così via, l'illuminazione del fuoco, tutto avviene in maniera automatica, standard. A vantaggio dei ritardati mentali, chiunque può fare un click e ottiene fotografie anche belle, perché bisogna dire che le difficoltà di una volta, per esempio l'uso del fotometro, a me hanno concesso fotografie splendide, che erano splendide in rapporto alla mia incapacità. Tecnica come fotografo. Ottenevo, cioè, degli effetti imprevisti proprio attraverso un'apertura difettosa dell'obiettivo rispetto alla qualità della luce. Alle 5 del mattino, alle 3 dopo mezzanotte, per Fifth Avenue o Sixth Avenue a New York, a Manhattan, cercare di cogliere e riuscire a cogliere, proprio data la mia impreparazione tecnica, il fumo, quasi il respiro polifemico che esce dai tombini di quelle grandi avenues, di quelle grandi vie. Oggi ci sono troppe fotografie. Oggi siamo afflitti da una sorta di, ne chiamerei, inquinamento visuale. E per cui non possiamo più scegliere. E senza un criterio di scelta non c'è valore, non c'è scoperta. E io oggi penso che dovremmo tornare certamente alle origini, alle grandi fotografie sociali, per esempio di Jacob Riis, dalla Danimarca, nativa a Riva nell'Ottocento, ai primi dell'Ottocento. E poi a New York e documenta come vive l'altra metà della società partecipando. Fotografia vuol dire anche partecipazione. E qui, se mi è concesso, vorrei dire che lo sguardo del fotografo, più ancora che la macchina fotografica, è essenziale. E capisco anche perché la fotografia non è diventata strumento privilegiato dell'analisi sociologica, perché i sociologi non amano la ricerca sul campo, non vanno più, non amano sporcarsi le scarpe, le mani, prendersi un raffreddore. La fotografia esige la presenza sul luogo da fotografare. Io non avrei mai capito le borgate romane. Questo mondo complicato, del resto per capirlo naturalmente presi le mie precauzioni, cioè affittai al Borghetto Latino una baracca e allora capii le difficoltà vere della fotografia. Non si può fotografare la povertà perché non si può fotografare il vuoto, non c'è niente, ma capii anche che attraverso la fotografia e lo sguardo che prepara la fotografia,
c'era una sorta di partecipazione, condivisione, avvicinamento, approssimazione, per me molto difficile sempre, ma una partecipazione dell'umano all'umano. Il fotografato, la situazione umana fotografata, non era mai quella, diciamo, che colpiva, si potrebbe anche dire umoristicamente immortalava un anonimo. No, l'anonimo diventava prossimo, il passante diventava compagno. Le periferie romane sono state per molti anni, per l'Istituto di Sociologia e la Cattedra di Sociologia, che ho avuto il dubbio merito, nel merito controverso di aver fondato nell'anno 1960, sono state l'oggetto privilegiato. Ma perché? Perché non sempre c'erano i soldi per andare in Brasile, oppure a Tokyo, ovvero nella Ginza, che è una specie di Fifth Avenue di Tokyo, una grande città. E allora si andava là dove ci portavano gli autobus fino al capolinea. Il capolinea di un certo autobus ci portava all'acquedotto Felice, a San Policarpo, alla borgata Alessandrina, e poi a quartiere. Cioè pagavamo con un biglietto d'autobus, arrivavo io con i miei numerosi collaboratori, molti purtroppo sono morti, quindi si meriterebbero una fotografia ricordo. Ebbene, arrivavamo sul posto e si cominciava a fotografare. Ora, le borgate romane non erano mai state studiate, erano nate col fascismo, quando il fascismo decise di sventrare gli antichi borghi, la Suburra, il Borgo Pio, per fare la via dei Fori Imperiali, poi più tardi via della Conciliazione, e i locali furono mano militari, messi su camioncini, su campagnole, e portati dove? Alla periferia. E così nascevano le borgate ufficiali, chiamate anche casette minime, e noi abbiamo potuto fotografare. Ma poi la borgata ufficiale è diventata invece il borghetto, e il borghetto è diventato la baracca, la baraccopoli, nata per caso accanto ai grandi palazzi della speculazione edilizia che in via Tuscolana aveva mangiato anche i marciapiedi. Ecco, e questa convivenza fra baraccopoli e palazzi di lusso che consacrava il gelido classismo, la partizione classista che ancora oggi definisce la nostra convivenza, non solo a Roma, ma ovunque. Noi con la fotografia abbiamo in qualche modo a noi stessi resa, direi, perspicua, quasi tangibile, visibilissima questa realtà umana. E abbiamo anche scoperto, abbiamo cominciato da primo, che certe misure legislative per favorire, come dire, la popolazione subalterna, i poveri, i diseredati, questo lacrimoso terzomondismo paracattolico, socialoide e comunista dell'epoca, vero? Era tutto sbagliato. Le scuole, per esempio, speciali, che erano corsi particolari in cui venivano condotte, a cui venivano iscritti i ragazzi, direi diseredati, di queste famiglie che vivevano in maniera fortunosa nelle baracche, che avrebbero poi dovuto dar luogo a degli esami ogni sei mesi, ogni anno, per poter vedere che cosa succedeva. No, diventavano invece scuole permanenti, per cui i figli perpetuavano l'inferiorità sociale delle famiglie d'origine e si riproduceva la povertà e la miseria come modo di vita. Allora noi potremmo anche capire altre cose con la fotografia, capire che a Roma c'erano due migrazioni. C'erano gli immigrati poveracci che non ce la facevano arrivare al centro, che restavano naturalmente bloccati nella periferia, e invece c'era la grande migrazione di lusso, gli ambasciatori, i consulenti industriali, perché Roma è una doppia capitale. Capimmo anche questo grazie alla fotografia, perché a Roma ci sono le ambasciate, gli ambasciatori, i consulenti industriali delle grandi industrie per lo Stato italiano, ma poi c'è una seconda ondata di immigrazione di lusso per la Città del Vaticano,
quindi una doppia capitale. Noi potremmo, in altre parole, capire che la povertà era funzionale, i ghetti della povertà erano funzionali alle zone di lusso, ai Monti Parioli, ai grandi palazzi, perché in fondo oggi c'è, evidentemente dovrei ripetere quelle, replicare quelle ricerche, la situazione che abbiamo, però allora c'era il donnone, c'era, che spazzava i pavimenti dei ministeri la notte, e noi seguivamo, ricordo, io seguivo proprio questa giornata lavorativa che si estendeva nella notte, le donne, gli uomini che andavano a servizio dei loro vicini, dei grandi abitanti dei grandi palazzi, i nuovi parnù, i nuovi borghesi, no? I palazzi di lusso. Quindi convivenza di miseria e di lusso con una funzionalità che addirittura rendeva la miseria essenziale per la continuazione della vita privilegiata. Non solo, all'epoca si poteva capire che Roma, contrariamente a quanto riteneva, per carità, le intenzioni ottime, contrariamente a quanto riteneva il progressismo comunista e socialista dell'epoca, non era la capitale del capitale, non c'era il capitale. Il capitale viene da un controllo razionale delle risorse, risponde, corrisponde a un calcolo preciso, per cui l'investimento deve dare un prodotto che d'altra parte crea un profitto in quanto c'è uno scarto fra costo di produzione e prezzo di vendita. E questo profitto viene in parte incamerato e in parte reinvestito. Niente, Roma non è, abbiamo capito allora, grazie anche alla fotografia, non è la capitale, è la capitale della rendita. La rendita è semplicemente la vita beata delle grandi famiglie, del generone romano, dell'aristocrazia bianca, nera e grigia, giallastra, che in fondo vive tranquilla, senza fare calcoli razionali, senza rischiare nulla, senza investimenti, semplicemente avendo venduto i prati della periferia come terreni edificabili e guadagnando su questo, senza muoversi, in maniera beatamente, totalmente, e direi in maniera anche un po' commovente, parassitaria. Lo stesso parassitismo dei monsignori che si guadagnano, inamovibili, si guadagnano la vita cantando il vespro nel primo pomeriggio. Abbiamo capito questo e abbiamo capito proprio il ritardo forse irrimediabile ancora oggi, il ritardo e l'intima corruzione. Non bastava dire capitale corrotta, nazione infetta, come all'epoca dicevano Arrigo Benedetti, i nonni dell'odierno Scalfari, vero, che è pronto a abbracciare il Papa pur di soddisfare la sua brama di visibilità. No, noi potemmo capire, grazie alla testimonianza fotografica, la permanenza, la stabilità di chi stava sopra e di chi sta sotto e di chi sta sotto a quelli che stanno sotto. Una tranquillità determinata dal fatto che non siamo ancora in un ambito storico, capitalistico, dinamico, di sviluppo. Roma, attraverso le mie ricerche fotografiche di anni fa, attraverso poi ricerche che io ho potuto replicare in molti altri paesi, nelle favelas di Rio de Janeiro, per esempio, Catucumbi, stupendo, devo anche rischiando abbastanza personalmente, perché mi capitò proprio nelle favelas di Rio, mi sembra poco sopra il quartiere dove diventò famoso per via di una canzone, Ragazze Caponere, eccetera, eccetera. E io fotografai una coppia senza volerlo, era un regalo della vita, una coppia in atteggiamento intimo, amoroso, che naturalmente poi dovetti battermela con grande velocità, perché questa coppia non voleva essere immortalata al mio coso. Ecco, le favelas, ma poi
de poblaciones del Cile, le villa miserias dell'Argentina, i ghetti di Los Angeles, perché contrariamente al caso europeo, nelle città americane si delega, si lascia in uso e abuso il centro della città, insomma, e si creano invece le enclaves, cioè i recinti guardati da custoditi da sentinelle armate dei grandi ricchi, e cioè dei sobborghi, vero? La città, la suburbia, nota per la sua opulenza noiosa, mortifera, terribile. E poi naturalmente, per quanto riguardava poi l'Europa, posso dire che Madrid, naturalmente Lisbona, Busana Alta, poi anche la Lisbona, Coimbra, e naturalmente per quanto riguarda poi la situazione europea, tutti conosciamo le bidonville, la banlieue che di tanto in tanto esplode, vero, così in Francia e così via. Ecco, io devo dire che tutto questo non sarebbe stato possibile senza lo sguardo attento, meticoloso del fotografo. Quindi considero il fotografo come una specie di flaneur mosso da un interesse che ne giustifica la presenza. Arrivo a dire che il fotografo, senza il momento fotografico, senza quell'istante che, come ho detto, cattura un frammento che contiene in sé potenzialmente tutta la totalità, il significato totale, il senso profondo, non potrebbe, forse non si potrebbe essere un'autentica ricerca sociale. Per questo io credo che anche quando si tratta di borgate, anche quando si tratta di sujet honteux, come mi dicevano gli amici francesi, cioè di temi un po' vergognosi, da cui la persona pudibonda, il buon borghese, dovrebbe tenersi lontano, bisogna proprio, credo, che una fotografia andrebbe letta con la stessa puntigliosa attenzione con cui leggiamo un saggio di Montaigne oppure un dialogo di Platone. Io di questa attività ho dato inevitabilmente, perché io poi scrivo molto, ma non ho scritto niente, io parlo con la carta, e parlando con la carta ho dato testimonianze in alcuni libretti, per esempio dal documento alla testimonianza. E poi la parola, recentemente, proprio la parola e l'immagine. L'immagine senza parola, la fotografia senza lo sguardo del testimone fotografo, che è teso, che ha dentro di sé lo spasimo verso l'inattingibile. Ecco, l'immagine resta semplicemente come una pratica magica, imago, ma immagine e magia, come un diversivo, anche divertente, ma dal punto di vista umano irrilevante. Ho parlato con la carta e ho scritto sulla fotografia. Credo che senza questo ausilio tecnico, che oggi è alla portata di tutti e che quindi ha perso valore perché tutto ciò che è facile diventa stupido, non costa nulla, ecco, io credo non avrei mai sviluppato un interesse profondo per il mondo e il sottomondo, il proletariato e il sottoproletariato, tutto ciò che non ha diritto, non aveva e non ha oggi ancora diritto di cittadinanza, delle grandi scienze sociali che si interessano dei grandi poteri, della storia storica, dei grandi vertici, senza rendersi conto che la vera vita e la vera storia comincia là dove nessuno guarda, sotto le pietre e gli asfalti verminosi, dove germina a poco il nostro futuro. Certamente si hanno anche delle fortune, anche per chi non crede nel libro sontuoso di fotografie che
vede più acconcio per il tavolo, il tavolino, vero? A volte un po' disordinato, molto bello, però nelle anticamere, nella sala d'attesa di un dentista, quando in fondo il povero paziente in attesa di venire debitamente trapanato, sia dal trapano che anche poi dal conto che gli viene presentato, comunque viene invitato a guardare. No, io ho scritto anche, ho pubblicato, firmato un libro proprio sugli Stati Uniti. 200 anni dopo, nel bicentenario dell'indipendenza americana, cioè nel 1976, io raccolsi tutte le foto che avevo fatto negli Stati Uniti, in cui ho abitato, ho insegnato a lungo, quindi non potevo naturalmente non avere un grande, credo che si tratti di 150, forse 200 fotografie. Con anche dei commenti di un amico giornalista che non è più con noi, Gianfranco Corsini, che si interessava molto di Paese Sera, libri. Strano a dirsi, e la cosa mi riempie di gioia, ma anche un po' di vergogna, non vergogna, no, ma un minimo di pudore, con una prefazione molto positiva, forse troppo positiva, di Gore Vidal. E ora io devo dire che questi libri non li cito volentieri perché la fotografia vive nell'istante, non andrebbe mai in qualche modo archiviata. Non, perché la fotografia va continuamente rinnovata ed è eterna ed effimera nello stesso tempo. E anche le mie foto su Roma mi hanno spesso suggerito l'idea che Roma stessa, che altro è, e lo si vede nelle mie fotografie, altro non è che l'eternità dell'effimero. E io farei ancora un passo più avanti con l'uso della fotografia. Ho potuto comprendere certe peculiarità. Per esempio, non soltanto l'economia delle favelas brasiliane, non soltanto la funzionalità fra miseria e lusso, fra vita povera e vita ricchissima, delle situazioni sociali come quella romana, dicotomiche, separate, ma ho potuto comprendere soprattutto attraverso la fotografia, per esempio, la peculiarità di certi rioni di Roma, che ho conosciuto direttamente per averci anche abitato, avere persino avuto delle proprietà, per esempio Via degli Zingari, Via dei Serpenti, Rioni Monti, incuscio celebra, ciò che gli amministratori, poveretti, gli amministratori di una città come Roma non capiranno mai, si celebra la convivenza, la simbiosi, l'unione fra storico e quotidiano, per cui la storia continua non come storia, ma continua come pratica di vita di giorno in giorno, tant'è che la storia non è affare storico. A Roma la storia, come è stato detto molto bene, è un affare di famiglia.